Bella tutti ragazzi, benvenuti di nuovo nel mio canale. È da tanto tempo che non vi portavo un episodio di questo gioco, cioè Tanks Brawl. Ho avuto molti impegni in questo periodo e non sono riuscito a portarvelo. Però in questo periodo è uscito un nuovo aggiornamento di questo gioco e potete notare questo nuovo carro armato, il T-31 Demolition. È un carro armato che può sparare, credo che può sparare questi razzi qua che si aprono e danneggiano gli avversari. Ora vi mostro se riusciamo a trovarlo in partita. Ed utilizzerei questo carro, l'Hummel, e andrei in questa modalità. Vediamo cosa riusciamo a fare. Vediamo qui già subito un SWAT da affrontare e non c'è il carro nuovo. Non è un problema. Vediamo cosa riusciamo a fare, dai. Andiamo, attacchiamo il nemico, distrutto il carro. Ah, poi con questo update hanno diminuito il danno di tutti i carri, ma la loro super è più potente. La loro super fa più danno, cioè il danno classico, attacco normale ne fa poco invece, cioè già hanno diminuito il danno, però ovviamente non una cosa che cambia notevolmente il gioco, perché sono tutti i carri, non avrebbe. Saranno tutti deboli se fosse così. Dunque, dai, che qui abbiamo. Intanto stiamo perdendo, sì. Noi siamo al 94%, cioè il nemico al 100%, non abbiamo fatto neanche un danno. Quel SWAT non vuole morire. Vedete, lì c'è un altro numero, ci stanno i carri d'artiglieria in questa partita. Quelli che sparano oltre i muri. E vediamo se ce la possiamo portare a casa, dai. E no, ragazzi, non ce la siamo portata a casa, dai. Proviamo con un altro carro. Che probabilmente con questo. Ancora mi devo abituare, devo imparare a usarlo. Ancora non ci sono abituato. E quindi meglio usare un altro carro. A parte il T31 e il T34, cioè, questo carro secondo me è uno dei più belli mai creati, perché ha una grafica unica. Cioè c'ha questi due razzetti qua con una faccina molto simpatica, che fa inquietare le persone, ed è anche un carro armato epico, che è la variante del Calliope, cioè questo carro lanciarazzi. Infatti questo carro è classificato come carro lanciarazzi epico, quindi è un carro lanciarazzi. Io utilizzerei l'ISWAT, il cecchino, che lo vedo una delle scelte più utili in questa modalità. Ok ragazzi, stiamo andando a distruggere questi dannati carri, ma non ce la facciamo perché in questa lobby ho beccato quello col carro armato velenoso. Quello che spara il posto dei colpi spara questo raggio. Raggio tossico, e quindi non ce la facciamo, credo, neanche in questa, se non si recupera. Vediamo. No, non ce la facciamo. Volevo danneggiare troppo un po' la torre nemica, ma
Non è stato possibile. Forse è meglio una battaglia reale con questo carro. Vediamo. In questa partita non abbiamo beccato il carro etico. Abbiamo beccato il carro velenoso. Stiamo attenti. Vediamo cosa riusciamo a fare con questo carro. Lì vedo un crocodile. È il carro velenoso che gli spara. Mancato. Vediamo, vediamo. Guarda come scappa. Mancato. Devo capire come si pilota ancora sta roba perché comunque io mi sono abituato. Comunque sto carro, cioè lo devono depotenziare, sto carro velenoso. Che ti sgancia il veleno. E ti distrugge il carro, cioè lo devono depotenziare. Spero che ci siano dei mezzi per counterarlo. Credo col nuovo carro easy sarà counterarlo. Con un nuovo carro epico. Ovviamente però epico. E in che lega si trova? Vediamo. Ah, ovviamente visto che è fortissimo, l'hanno messo in lega oro insieme al mouse. Qua. Quindi è super potente. Poi non hanno aggiunto nient'altro. A parte il bilanciamento, hanno aggiunto solo questo carro come nuova novità. I carri sono diventati 15. Meglio usare il Wild, che è il carro Shelly. Il carro tipo che assomiglia di più a Shelly. Intanto scusate se arrivano continuamente questi messaggi che rompono le palle. Però sono appunto la mia classe che continua a mandare compiti, cose. Vabbè, il solito lavoro online ai tempi del coronavirus. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ancora però non ho capito quanti colpi ha in canna. Camera, oppure se ho tempo anche in questo video, vedrò quanti colpi ha quel carro. Però credo due o tre. Anche perché quei razzi, a quanto ho letto dalla descrizione, si aprono, oppure forse la ulti. Però ovviamente questi razzi si aprono e fanno, cioè quando vengono distrutti si aprono e fanno più danni. Una sorta di Eugenio. Tanto qui vedo il carro chimico tripla uccisione. Questo carro è molto più forte in modalità battaglia reale rispetto ad altri carri, perché tu puoi colpire più bersagli senza avere problemi. Poi qui sta arrivando la tempesta di sabbia. Spero che aggiungano sempre nuove mappe, anche perché l'ultima mappa è stata quella di Torre Radio. Però diciamo che la sammindazione era sempre quella. Abbiamo vinto. Ci siamo guadagnati 30 trofei utili per andare con la scalata. La scalata al nostro nuovo carro. Credo che ci possiamo arrivare anche adesso, se abbiamo fortuna. No, non ce la facciamo. Sbloccare la possibilità di trovare il mouse e gli altri carri. Vi dico ragazzi, ti faccio un'altra partita però a Corsa d'Oro con lo Sherman. Però io vorrei potenziare lo Sherman aggiungendoci un pezzo più utile. Ecco, adesso poco fa ho sbloccato questo pezzo. Quindi andiamolo a testare. Dovrebbe aumentare di molto la corazza del carro. Spero che sia vero, ovviamente, che questa corazza viene potenziata. Senza volerlo ho beccato tre Sherman nella mia squadra. Vediamo la gang degli Sherman se riusciranno a distruggere tutti questi carri qua. Quello Sherman è anche molto veloce.
piccolo ma veloce, molto semplice da guidare, un carro base da non sottovalutarlo. Sherman, quanti colpi ha? 4, quindi ci spara una bella raffica al nemico. Qui c'è anche la sua granata stordente, che è utile nel campo del carro. Intanto credo che questi sono dei bot, perché come mai quello comunque c'aveva tutti i pezzi di ferro, c'aveva, è andato nella nostra arena. Come mai? Perché l'ha fatto? Spero che anche la mia squadra non è formata da bot. Credo di sì. Intanto infatti io ho fatto divino, cioè ho ucciso praticamente 7 persone, cioè 7 carri. Dai, distruggiamoli! Li ho distrutti, però si stanno riprendendo. Spero che siano dei bot e resta. Sì, quello è un bot, è un bot. Distruggetelo! Sì! Stordisci, abbiamo vinto. Se non vi prendono abbiamo vinto. Io resto qui. Io sono. Ci sarà un motivo se hanno messo queste foreste qui, no? Ci sarà un motivo. Se no, non le avrebbero aggiunte per nascondersi. E devo dire, ragazzi, che ce l'abbiamo fatta alla fine. E beh, adesso vediamo se riusciamo a sbloccare i primi pezzi del Calliope. Ovviamente il nuovo carro si sblocca aggiungendo 100 pezzi di quel carro e poi si sblocca. Apriamo questa cassa. Ho trovato i pezzi per potenziare l'ISU. Manca pochissimo. Io dico, ragazzi, di farci un'ultima resistenza, così giusto per raggiungere quell'obiettivo, e vediamo cosa riusciamo a fare. Non uno, ma due carri demolitori. Vediamo come si comportano in questa modalità, come si comportano in gioco. Vediamo se riusciamo a beccarne uno. No, non siamo interessati a te. Vediamo questo carro cosa è in grado di fare, se OP o no. Spero che non li hanno distrutti subito, perché se no mi arrabbio. Oppure solo che stanno distruggendo. Vediamo. Eccone uno. Vediamo. Spara due razzi. Quindi praticamente spara due colpi e poi si aprono. No, forse è la ulti, è quando si aprono. Però praticamente spara due colpi, quindi non uno ma due. Credo che fanno poco danno, però insieme faranno un botto di danno, che praticamente danneggiano l'avversario. E poi la sua ulti credo appunto sia questo razzetto che si apre, che viene sparato dal centro quando... Ecco l'altro. Vediamo la ulti. Ma è stato da cacciato. Allora, li ho distrutti io tutti i carri demolitori. Non ce n'è rimasto manco uno, li ho distrutti tutti io. Quindi con lo Sherman sembra facile distruggerli. Quindi il counter del nuovo carro armato credo sia lo Sherman. Visto che i suoi colpi, che spara due colpi, li potresti anche schivare, i suoi colpi. Quindi ce l'abbiamo fatta. Abbiamo guadagnato il mouse e poi abbiamo preso i pezzi del Calliope. E nel prossimo episodio cercheremo di sbloccare il Calliope e questo carro qui. Io credo che sia tutto. Ci vediamo in un prossimo appuntamento. Bella, piloti! Ah, e buon coronavirus!